Sì, il Vangelo di questa sera più che rassomiglia è proprio continuazione del racconto, dell'annuncio dei prodigi di Cristo risorto. Noi vogliamo rivivere e rafforzare questa sera la nostra fede nella risurrezione. Cosa sarebbe la nostra vita se ci mancasse la certezza che Gesù Cristo ci ama, noi peccatori, noi deboli e fragili? E penso che in questa chiesa la gente che viene per adorare la Divina Misericordia prende a cuore questa verità. Si inginocchiano davanti a Lui e proprio dicono a Lui così: cosa sarei di me senza la tua misericordia? Tu sei andato, Signore, in croce per liberarci dalle sofferenze, da quelle sofferenze che abbiamo quotidianamente nel cuore, tutti. E quelle sofferenze sono soprattutto i nostri peccati dentro di noi. Queste sofferenze sono tanti mali che entrano dentro di noi e fanno di noi uomini superficiali, di cuore indurito, impauriti, chiusi. Ma questo hanno sperimentato anche i discepoli di Gesù. Perché siete così paurosi? Perché siete turbati? Perché sorgono i dubbi nel vostro cuore? Toccatemi, guardatemi. Ma lo stupore e la meraviglia è che Gesù viene da loro e dice: pace a voi. Perché gli uomini che si chiudono, hanno paura, si nascondono, non possono vivere nella pace. C'è qualcosa che li turba dentro di loro. E Gesù dice a loro: pace a voi. La pace è il primo dono di Cristo risorto. E qui in questo momento voglio citare le parole di Papa Francesco di domenica scorsa, che proprio su questo primo dono di Cristo risorto, della pace, ha detto questo: la pace di Cristo infonde fiducia dentro di noi, non è una pace esteriore, ma la pace del cuore. La pace di Gesù ci fa passare dal rimorso alla missione. La pace di Gesù suscita la missione. La pace di Gesù non è tranquillità, non è comodità. È uscire da sé. La pace di Gesù libera dalle chiusure che paralizzano, spezza le catene che tengono prigioniero il cuore. E questa verità vogliamo
e sforziamoci di capire e di accogliere. I discepoli, dopo la paura, tribolazione, dubbio e incertezze, hanno capito. E il Papa Francesco dice: si sentirono misericordiati. Il primo pontefice della storia introduce nel vocabolario della teologia, della Chiesa e del mondo la parola misericordiare. Cosa vuol dire? Vuol dire, dice Papa, sentirsi che Dio non ci condanna, non ci umilia, ma crede in noi. Sì, crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi. Ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi. Perché per Dio nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, nessuno è escluso. E Gesù oggi ripete ancora: pace a te, che sei prezioso ai miei occhi, pace a te che sei importante per me, pace a te che hai una missione, nessuno può svolgerla al tuo posto, sei insostituibile perché io credo in te. Ecco le parole del Santo Padre di domenica scorsa pronunciate qui. Gesù Cristo, cari fratelli, viene a noi e ci dona questa pace per aprire il nostro cuore e aprire la nostra mente affinché possiamo capire la sua parola. Noi ascoltiamo, veniamo qui per ascoltare la parola di Dio, ma quante volte, quante persone si ribellano a questa parola. Pensate, nel campo della vocazione, domenica prossima ci saranno nuove ordinazioni per la diocesi di Roma. Pensate, un giovane già avanzato nella sua carriera per il futuro all'improvviso sente: vieni, ho bisogno di te, e deve lasciare tutto. Conoscete il Vangelo? Se no non saresti qui. Hanno lasciato le reti, la pesca, abbiamo cantato questo canto, hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Molti, per molti che ascoltano questa parola, dicono che spesso è troppo dura, troppo esigente, ma l'hanno detto anche gli apostoli. Allora Gesù disse a loro: allora andatevene anche voi. E Pietro disse: ma Signore, da chi dobbiamo andare? Tu solo hai parole di vita eterna. La pace non è andare per le piazze a manifestare la nostra volontà di stare in pace. Beh, perché di quale pace parliamo? Quando una donna abortisce, possiamo stare nella pace? Quando lasciamo da parte una persona malata, da sola, a morire, possiamo stare nella pace? E poi in questo tempo di pandemia, quando ci sono tante ingiustizie e anche sproporzioni tra chi ha lavoro e tra chi non ha lavoro, tra chi ha tanto lavoro e chi non ha proprio nulla, oppure ha perso tutto. La risurrezione di Cristo chiede una risposta, di essere testimoni e
per trasformare questo mondo. Ma noi abbiamo paura forse di questa testimonianza. Ad un volontario che leggerà la preghiera dei fedeli ho chiesto oggi di dare la testimonianza e si è rifiutato. Ma perché? Di che cosa noi abbiamo paura? Il Vangelo di oggi termina con il mandato missionario. Di questo voi mi sarete testimoni. Testimoniare che Cristo è risorto, è presente. Testimoniare sia con la parola, attestando che abbiamo visto e vediamo il Signore con i nostri occhi. Noi non siamo qui drogati, come disse il Marx comunista, che è oppio del popolo la religione. Noi parliamo con il Signore. Noi vediamo il Signore. E se io sto qui come sacerdote, perché ho sentito la sua voce. Nessuno, i più grandi amici, non mi potrebbero convincere su questa strada. Noi possiamo toccarlo. Noi possiamo mangiare con lui. E il mondo ha bisogno di questa testimonianza. Gesù vuole che noi crediamo in Lui, crediamo che Lui è vivo, che è attuale, che è in mezzo a noi, crediamo in tutte le sue parole, crediamo che il suo Vangelo è vero, crediamo che è possibile attuarlo in tutte le sue parti, anche quelle più esigenti, direi tremendi e difficili. Quando dice chi ama più la propria madre, fratello e sorella, o padre, non è degno di me. Parole difficili. Noi preferiamo fare grandi sacrifici, grandi pellegrinaggi, ma quando il Signore ci chiede un impegno, noi andiamo via, oppure fingiamo di non sentire. Gesù non ci chiede grandi prediche, grandi discorsi, ma vuole da noi la testimonianza che realmente confidiamo in Lui e crediamo in Lui. E la gente capisce subito, quando ci incontra, che noi siamo dalla parte di Gesù. Capisce subito. La gente, quando vede in noi Vangelo incarnato, allora sperimenta con la nostra compagnia la pace. Questa gioia della risurrezione convince persone più lontane da Gesù. La gioia di Cristo risorto che è dentro di noi, che ci fa anche superare tante difficoltà, anche quelle che viviamo in questo tempo della storia. È la nostra lingua madre di noi credenti nel risorto.
perché questa lingua ci permette di parlare a tutti, di avvicinarsi ad ogni uomo per trasmettergli la ragione della speranza che è in noi. Abbiamo bisogno oggi di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio può far ritorno Dio a loro. È quello che il Papa Francesco cerca di capire, far capire a questo mondo e nell'ultima domenica quando era presente qui. Prima misericordiati per essere misericordiosi. Prima fare l'esperienza della misericordia di Dio che scende su di te, che ti tocca, che ti parla, che ti sta vicino. Se tu lo sperimenti questo, questa meravigliosa esperienza che ha sperimentato Santa Faustina, allora sì, poteva andare a tutta l'umanità per portare questa misericordia agli altri. Prima lasciarsi ungere dal suo corpo, dal suo sguardo, dal suo amore. Una volta che hai fatto questa esperienza, tu non sarai più chiuso dentro di te, impaurito, ma andrai a gridare, a parlare agli altri ed essere buono, semplice, vicino a tutte le sofferenze che ci sono attorno a te. Questa è la sfida per i tempi di oggi, offrire la compagnia della fede, dell'amore, della speranza. A volte la nostra presenza dei credenti potrà apparire faticosa. Mi rendo conto di questo. Ci sono momenti in cui ci troviamo un po' spiazzati e qui quasi arriva forse una difficoltà. Come faccio a parlare di Gesù a queste persone che sono accanto a me, che mi vogliono bene, ma sono contrarie alla mia fede, alla Chiesa, alla vita dei sacramenti, a questo cammino? Come faccio a parlare? Tante volte tremiamo, è un disastro, perché abbiamo paura di perdere gli amici che ci vogliono bene. Se parlo di Gesù a loro, forse mi caceranno, mi derideranno. Allora, se avviene questo momento nella vostra vita, e non vi sarà difficile di parlare di Gesù alle persone che voi incontrate oppure con quali voi vivete, potrete fare un'altra strada. Andare da Gesù e parlare a Gesù di loro. Penso che mi sono capito. Se siamo incapaci di parlare di Gesù agli altri, abbiamo la forza di andare a Gesù e parlare a Gesù di queste persone. E sarà il Signore che si prenderà cura di toccare il loro cuore. Ma non lasciamo proprio campo della missione così e lo facciamo buttare nel vuoto, nell'abisso. Andiamo da Gesù. Anche io ho sperimentato nella mia vita, lo sperimento, grande difficoltà. Penso a
quando ero, se, ancora non ero in seminario, prima di entrare in seminario avevo degli amici proprio atei proclamati, erano i miei bravissimi amici e avevo le difficoltà, certo la grande difficoltà, perché lo sapevano nel quartiere che servo la Santa Messa tutti i giorni in chiesa, però non avevo questa impossibilità di parlargli di Gesù, della Chiesa. Allora cercato, dico, andare da Gesù, dico, come faccio? Ti presento il Signore, questi miei amici, perché non so come fare. Vedi un po' tu, dicevo, aiutami in questo campo. Ecco, dobbiamo andare da Lui e pregare per queste persone. E vedrete i frutti. Ma anche questa è la missione. Non è una testimonianza rinnegata. È una testimonianza che continua in modo diverso. Però ci deve essere sempre questa, direi, inquietudine santa dentro di noi per salvare le persone. Perché Gesù chiede oggi a noi, per un'ennesima volta in questo tempo pasquale, voi mi sarete testimoni.